Quattro candidati sindaco, cinque domande uguali per tutti sul futuro della città, più due extra davvero cattive. È l'intervista ai candidati sindaco di Castelvolturno di Magazine Informare. Buongiorno a tutti e diamo il benvenuto nella redazione di Magazine Informare ad Anastasia Petrella, candidata sindaco per Castelvolturno, sostenuta da tutto il centro-sinistra, unito dalle principali sigle partitiche e da un comparto di liste civiche, 200.000 vani di seconde case. Vuote o occupate abusivamente qualche volta, anzi spesso. Purtroppo un'offerta ricettiva ancora non pronta per sostenere un turismo importante. Castelvolturno è una cittadina residenziale o una cittadina turistica? Io penso che bisogna cominciare ad avere una visione globale di città. Castelvolturno ha bisogno di essere guardata nella sua interezza e complessità. Devono obbligatoriamente coesistere una politica abitativa importante, che è già delineata attraverso lo strumento urbanistico di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni, che non è stato approvato e che verrà approvato dalla prossima amministrazione. Questo è un territorio che, come dicevamo prima, ha una disponibilità di vani enorme, a volte eccessiva, e questo negli anni ha comportato diverse problematiche al territorio. Le persone hanno occupato anche abusivamente questi vani. E molto spesso l'eccessiva disponibilità di vani abbassa anche il prezzo del mercato, quindi questo significa che molte persone vengono qua a sopravvivere. Su questo una buona politica deve incidere, non con una selezione di classe, ci mancherebbe altro, ma con delle indicazioni importanti da dare al territorio. Lo spartiacque su questo territorio, io lo dico sempre, deve essere tra il bene e il male. C'è posto per chi viene, per chi sceglie di stare in questo territorio, apportando un contributo demografico, costruttivo, culturale, di cittadini. Non ci deve essere posto in questo territorio per chi pensa di venire qua ad abitare in un posto dove si viene a sopravvivere per delinquere. L'altro occhio è quello che va dato al turismo. La risorsa mare è una ricchezza per tutte le città della costa. A Castelvolturno la risorsa mare non riesce a decollare e questo deve essere il primo obiettivo della prossima amministrazione. Bisogna ripartire dal mare, ma non come slogan, bisogna ripartire davvero, cioè la risorsa mare deve diventare il traino e il perno fondamentale per cui questa città diventi finalmente, ma veramente, a vocazione turistica. Non solo perché la natura ci ha dotato dei 27 km di costa e quindi ci accomodiamo sul dono che abbiamo avuto dalla natura. Oltre a questo, appena insediata da sindaco di Castelvolturno, quale priorità affronteresti? Proprio la prima. Lo strumento urbanistico, i 100 giorni, i famosi 100 giorni. Sono una che non ama parlare con gli altri. Però mi perplime il fatto che in 5 anni lo strumento urbanistico non sia ancora stato approvato. Quindi dobbiamo dare delle regole certe a questo territorio e avere lo strumento urbanistico finalmente per la prima volta, questo va detto, deve assolutamente essere la priorità della prossima amministrazione. Passiamo a un altro tema che a Castelvolturno è molto importante, il tema immigrazione, immigrazione regolare, immigrazione irregolare. Come affrontare concretamente questo problema e quindi se aprirsi a una città multiculturale, a una società multiculturale, oppure lasciare che si creino sempre più ghetti? Noi dobbiamo partire dalla realtà, dei fatti, non si può prescindere dalla realtà. Castelvolturno è oggettivamente una città multiculturale. Questo oggi non è una risorsa perché non c'è una vera e propria integrazione. L'unico luogo di integrazione è la scuola. C'è una pace sociale, non so quanto forte, ma io penso comunque sia una pace sociale che riesce ad esistere su questo territorio, ma non c'è una vera e propria integrazione, ma perché non ci sono
centri di aggregazione, non ci sono i luoghi dell'aggregazione. Questo è un problema che non riguarda solo l'immigrazione, è un problema che riguarda un po' i giovani in generale, gli anziani, non ci sono luoghi del confronto dove la società può crescere, dove i cittadini si sentano tali. Io sono una persona che è vicina agli ultimi, lo sanno tutti, lo sa chi mi conosce, a chi non mi conosce lo dico. È ovvio che c'è un problema. La Presidente del Consiglio, la Premier, è stata qua in campagna elettorale dicendo, promettendo, quando lei non era ancora Premier, promettendo una legge speciale per Castelvolturno. Da quando è diventata Premier, questa legge non si sa a che fine abbia fatto. Quindi io dico, se siamo bravi a sbandierare le cose quando non si possono fare, parlando alla pancia delle persone, questo resta fine a se stesso. Ma poi non si concretizza, il problema resta lì. La stessa cosa, il ministro Salvini è stato qua diverse volte, ha avuto il coraggio di ritornare recentemente. Leggevo su un manifesto con il viso del ministro Salvini, stoppa la carne chimica e gli insetti. Allora io penso che una persona che ha costruito la propria immagine sulla battaglia all'immigrazione viene in un posto dove questa problematica è reale, con un manifesto stoppa la carne chimica, cioè veramente io non so come si faccia a dare credibilità poi al progetto di questa persona e delle persone che sostiene. Castelvolturno è anche la città dei giovani, è uno dei comuni con la percentuale più alta di giovani under 30 nella provincia di Caserta, però purtroppo non godono di tanti spazi, non godono di centri aggregazione, come lei ha anche accennato prima. Come rispondere a questa esigenza? Sono a continuo confronto con i giovani e quindi conosco le problematiche e le esigenze. E noi ci lamentiamo sempre del fatto che i giovani sono distanti, sono disinteressati, ma in realtà ci dobbiamo chiedere che cosa abbiamo messo in campo noi per attirare la loro attenzione. E secondo me va fatta una grande indagine di responsabilità su questo. C'è un centro di aggregazione giovanile che non è utilizzato dai giovani e anche su quello si potrebbe intervenire, perché è una struttura che va sfruttata al meglio. Al di là di delle strutture, ci sono tante realtà poi sul territorio. Se qualcuno sotto questo profilo ha tanti giovani validi, bisogna offrire a questi ragazzi un posto dove poter lavorare in tranquillità, in autonomia, soprattutto rispetto a degli obiettivi che vogliono essere conseguiti. Bisogna dare dei luoghi di aggregazione, di confronto, perché se qualcuno è un laboratorio, io l'ho sempre vista così. E io credo che sia arrivata veramente il momento di mettere in campo le politiche giovanili, ma nel vero senso della parola. Noi nel nostro programma, non so se hai avuto modo di guardarlo, proponiamo la costituzione del Forum dei Giovani a Castelvolturno, che è uno dei pochissimi comuni ad esserne rimasto sprovvisto. Io penso poi che tutori i giovani, più che le parole, debba spendere gli esempi. Invece con questa squadra che abbiamo messo in campo, i giovani ci sono, e non perché sono figli di messi da, sono proprio ragazzi che hanno voluto candidarsi per fare questa esperienza o per portare il proprio contributo in una nuova visione di città. Pratiche di condono, le facciamo questa domanda, è un po' una domanda retorica, se lei conosce il numero di pratiche di condono inevase al comune di Castelvolturno, te lo dico io, 13.000 pratiche di condono inevase, fermi al comune di Castelvolturno, il che significa milioni di euro di mancati incassi per un comune che diciamo non gode proprio di una gestione finanziaria florida. Come affrontare questo problema delle pratiche di condono fermo all'86? Allora, io penso che sia un problema ancora più generale rispetto all'intera macchina amministrativa. Questo territorio ha circa 31.000 abitanti dichiarati, censiti, ma in effetti vivono su questo territorio oltre 50.000 persone, quasi 60, dai dati di produzione dei rifiuti. Allora noi facciamo sempre questa battuta,
o siamo particolarmente sporchi o ci sono effettivamente più di 50.000 persone su questo territorio. E noi offriamo, elargiamo servizi per 60.000 abitanti, ma riceviamo flussi finanziari per 30.000. Questo ci comporta un problema innanzitutto economico, fondamentale, ma anche con gli uffici. Gli uffici affrontano una platea molto più grande di quella che possono sostenere. La macchina amministrativa è distrutta, è devastata. Gli uffici comunali lavorano in condizioni pietose. Allora la scommessa di questa amministrazione e la battaglia deve essere quella di far riconoscere questo territorio come un comune di 60.000 abitanti. Cioè la fascia deve essere una fascia superiore, perché i flussi finanziari che devono arrivare, il personale che deve stare negli uffici, deve corrispondere alle esigenze del territorio, altrimenti viviamo in un dissesto strutturale. Quindi la battaglia con una giusta filiera istituzionale, perché questa non è una battaglia che potrò percorrere da sola, né tantomeno con la squadra con cui mi accompagnerò, ma tutti insieme andremo a bussare a quelle porte fino a che non ci riconosceranno lo status di città per quello che siamo. Ha avuto delle garanzie su questo? Ogni volta che mi sono posta un obiettivo l'ho sempre portato a casa. Quindi la garanzia, la mia garanzia è questa, che non mi fermerò. Lei è l'unico candidato che è stata raggiunta da un avviso di garanzia in relazione alla passata amministrazione. A non ci interessa entrare nello specifico della vicenda di cui si occuperà la magistratura, ma cosa risponde a chi la attacca su questo punto? Non ho timore a parlare dell'argomento, anche perché mi ritrovo un avviso di garanzia, non per aver rimpinguato le mie tasche, ma per aver votato una delibera per la pubblica collettività, di utilità pubblica, e quindi per questo ha interessato poi il Consiglio Comunale. E mi ritrovo questo rinvio a giudizio per aver fatto il mio dovere di amministratore. E se un amministratore si prende delle responsabilità, incorre anche in questo. E io, se oggi posso vedere delle eccellenze sul mio territorio vantate anche all'estero, mi sento parte di questa evoluzione e mi sento di aver contribuito a regalare a Castelvolturno un'immagine diversa, nonostante ci abbia rimesso personalmente, ma ho piena fiducia nella magistratura e so che questa vicenda prima o poi verrà chiarita, e quindi sono assolutamente serena e so di aver fatto sempre tutto in piena coscienza e per il bene del mio territorio. Noi ci siamo occupati di inchieste in questi 5 anni, abbiamo monitorato un pochino le attività pubbliche del comune e spesso abbiamo fatto notare un'assenza dell'opposizione anche nel farci chiarire alcune cose, nell'avere un rapporto con gli organi di stampa. È una cosa che imputiamo sia alla maggioranza che all'opposizione, no? Ecco, lei particolarmente è stata assente in questi anni di opposizione, perché e come lo spiega ai suoi lettori? Io sono una lavoratrice, una che è abituata a lavorare e a produrre risultato. Io non ho mai fatto mancare la mia presenza, anche quando ho attraversato, insomma, delle fasi personali molto delicate, sia per salute che per lavoro. Il mio voto in consiglio comunale garantito l'approvazione di progetti importanti per il territorio. Quindi è vero che non c'è stata un'opposizione di inchiesta, che non c'è stata un'opposizione di pancia, diciamo, ma c'è stata sempre la mia totale disponibilità all'ascolto, che è una cosa che mi riesce discretamente bene, e la mia presenza sempre per dare un contributo alla mia città. Sono mancata forse sui social, ad esempio, perché non sono, su questo devo diventare un po' più giovane, un po' più smart, questo ce lo siamo sempre detti,
Ho sempre visto i luoghi della politica come i luoghi istituzionali. Ho fatto fatica ad approcciare con questa cosa, nonostante è vera, me la sono sempre accusata. Nonostante io non sia proprio un dinosauro, però poi mi accorgo che su certe cose sono lontana dai tempi che si sono evoluti. Io dico: ma come? Il luogo della politica, il consiglio comunale, faccio un esempio. Io ricevevo degli attacchi sui social, anche adesso, no? Lo vedi, mi attacco, io non replico mai. Perché è proprio il mio modo di essere, cioè non è che è mancato il mio modo di fare opposizione e poi su di me faccio diversamente. Io anche su me stessa mi comporto così, cioè mi scrivono di ogni, molto spesso, il 90% bugie tremende. Ma io non vado a discutere. Caso in cui lei non andasse al ballottaggio, se ha pensato a degli apparentamenti. Bella domanda. Diciamo che è un po' il nostro mestiere. E se non andiamo a ballottaggio e vinciamo al primo turno? È un dato questo, Sì. politico, c'è uno degli avversari che è un suo parente. Quindi, in caso lei non vada al ballottaggio, cosa farà? Cosa dirà al suo elettorato? Che apparentamento farà? Io penso che non devo mostrare a nessuno da quale parte politica provengo. Ogni scelta non può prescindere da chi andrà ad occupare quei banchi, perché se mi batto da sempre per una riqualificazione umana, professionale e culturale di quelle stanze, non posso fare scelte che vanno in contraddizione con questa linea guida. L'ultima domanda non è una domanda, ma è un impegno. Allora, abbiamo detto che c'è stata una mancanza proprio di rapporto sia con gli organi di stampa, ne parlavamo prima, insomma, delle varie querele, i modi in cui, diciamo, anche gli amministratori affrontano la critica pubblica, che veramente certe volte è molto scadente. Che impegno pensa di prendere con gli organi di stampa e con la sua futura comunicazione pubblica da sindaco? Noi abbiamo già affrontato questo argomento anche perché durante l'amministrazione russo la mancata comunicazione ci ha un po' penalizzato rispetto a, poi alla grande mole di lavoro e di progetti che si mettevano in campo. Quindi obbligatoriamente vi dovrà essere una comunicazione dell'ente perché non si deve creare mai più la distanza tra i cittadini e l'amministrazione comunale. E bisogna continuamente avere un flusso comunicativo che guidi questa partecipazione. Grazie mille ad Anastasia per essere stata qui con noi e buon voto a tutti.